Mister Pietro Pinto 1-1 che fa emergere un vero chiaro vincitore che è il Monte Corvino. Adesso lo dite voi perché è giusto che lo diciate, perché i numeri dicono questo. Noi abbiamo cercato di onorare il calcio da ambo le parti, siamo venuti qua a fare la nostra partita, abbiamo incontrato la prima della classe, non abbiamo eventualmente arretrato di un millimetro quella che era l'agitazione. Onore e merito a loro perché ne ha dimostrato una squadra che dall'inizio sta prima in classifica, non a caso. Giocato per 40 minuti 10 contro 11 è stato tenuto botta, secondo me merita loro di vincere. Poi il Monte Corvino se c'è sopravanzanza, 3 punti avanti, oh, dobbiamo prendere per giusto quello che è giusto. Insomma, noi abbiamo tentato, non ci siamo riusciti, e loro è merito alla persona. Al di là di questo è stata veramente una gran bella partita. Partite come queste difficilmente si vedono su questi campi, su questi gironi, su questi campionati di eccellenza. Una partita giocata a viso aperto, alla fine un pareggio che è tutto sommato giusto per quanto è emerso dal campo. Sì, come occasione da gol sicuramente è un risultato giusto. Loro hanno tenuto poi a non subire più, noi abbiamo fatto girare per un quarto d'ora palla, poi ci siamo un poco attestati in un batti e ribatti e hanno dimostrato ancora una volta la loro forza. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di cercare di vincere, soprattutto se non avessimo subito quel gol in una defaianza in fase difensiva, sì. Ci siamo trovati sguarniti in mezzo al campo perché non era quello il posto dove bisognava essere, chi doveva essere Rosario De Rosa, però se non si sbaglia non si fa gol. Noi sono contentissimi per quanto riguarda la prestazione, abbiamo dimostrato che comunque abbiamo un cuore che batte, siamo venuti qua a fare la partita. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, abbiamo 20 giorni in breve, guardiamo quello che c'è da fare per quanto ci riguarda. Io dico che tutti quanti voi, me compreso, possiamo essere a testa alta e soprattutto fieri di questi ragazzi che fino a 102 minuti hanno buttato il sangue cercando di vincere. Non ci siamo riusciti, magari non era qua che dovevamo, forse dove abbiamo commesso tanti errori, l'abbiamo commesso in modo precedente, però insomma, dobbiamo guardare in faccia la realtà e bisogna tenersi che noi abbiamo messo su. Qualche rimpianto per aver sfruttato l'uomo in meno per 45 minuti? Io dico che qualche rimpianto ci sta sempre, però dobbiamo anche dare merito alla squadra, avversaria che non si è scomposta, ha cercato di mantenere gli equilibri giusti. Noi abbiamo cercato di mettere le forze fresche in mezzo al campo, abbiamo cercato di mettere un attaccante in più, abbiamo cercato di mettere gente che magari veniva da dire per calciare, non siamo stati più lineari, non avevamo la forza magari di superare uno contro uno, per cui abbiamo fatto eventualmente muro contro muro e non ci siamo riusciti. Forse se ci fosse stata qualche palla da fermo e qualche situazione un po' contingente ci saremmo anche riusciti, però abbiamo tentato ed eventualmente abbiamo dimostrato che siamo all'altezza anche loro. Loro però giustamente vincono e noi eventualmente dobbiamo andare dove dobbiamo andare. Purtroppo il dato che emerge questa stagione è che il Città della Cava non è mai riuscito a togliere, diciamo a vincere contro l'Agropoli e Monte Corvino, quindi forse è giusto questo terzo posto. I numeri ci dicono che è così, però io non per quanto riguarda il mio operato, anzi me ne guarderei bene, se voi mi conoscete, mi avete conosciuto, però noi dopo 3 domeniche siamo a 5 punti, adesso dopo la bellezza di 28 siamo a 7, e quindi vuol dire che qualche cosa, io dico niente, però il campo è quello, l'unico giudice ti condanna e ti assolve, e dobbiamo prendere per quello che è il caso. Io se mi dite tante di quelle cose mi assumo tutte le responsabilità fino a questo, di quello che abbiamo fatto fino adesso, però onestamente non mi sento di dare grandi colpe alla squadra se non quello di avere un cuore che batte, perché abbiamo stato fino alla fine per poterci giocare con tutti, a volte ci siamo riusciti a portare. Abbiamo tenuto testa una grande squadra, quella che dall'inizio è stata in costo per vincere. Claudio, dopo questo 1-1 che clima c'è nello spogliatoio? Sicuramente siamo consapevoli di aver fatto una buona partita, potevamo forse fare qualcosa in più perché abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, non ci siamo riusciti perché comunque contro avevamo comunque una squadra organizzata che tutto sommato merita il primato. Cioè, avete qualche rimpianto per aver disputato il secondo tempo in superiorità numerica? Non è il fatto che giocavano in 10, comunque loro sono stati bravi a chiudere tutti gli spazi, noi non siamo riusciti a fare quel passaggio importante per farsi di vincere la partita, però comunque ci abbiamo tentato, non ci siamo riusciti, andiamo avanti comunque per la nostra strada. Con questa partita è chiaro che ormai il sogno per arrivare al primo posto bisogna un attimo accantonarlo, a questo punto c'è un secondo posto da conquistare, che campionato ci aspetta? Noi dobbiamo fare 3 partite, 3 vittorie, poi alla fine tireremo le somme. Noi giochiamo e facciamo bottino pieno, poi le altre squadre sono brave, possiamo solo battere le mani. Da capitano hai detto qualcosa ai ragazzi dopo negli spogliatoi, ti sei complimentato per la prestazione dei tuoi compagni? Sicuramente, ti ripeto, abbiamo fatto un'ottima partita. Comunque io ero convinto che venivamo qua a giocarci la partita a viso aperto, l'abbiamo fatto in modo abbastanza discreto e va bene così, andiamo su questa strada fino alla fine del campionato.
sembra che ormai però ogni volta che diciamo, gli allenatori ormai ti hanno un po' preso le misure, ti hanno studiato e vieni raddoppiato, quasi triplicato sistematicamente ogni partita. Hai in mente diciamo, qualche contromossa oppure non hai intenzione di cambiare il tuo stile di gioco? Io comunque gioco sempre la stessa maniera, poi di fronte comunque ho altri avversari, a volte mi va bene, a volte non riesco a saltare l'uomo, però ti ripeto, io gioco sempre la stessa maniera, se sono bravi a fermarmi gli posso fare solo i complimenti, poi se no sono guai per loro. C'è una domanda, che voto dai alla prestazione della squadra quest'anno? Guarda, non ti do un 10 perché non abbiamo vinto, però un bel 8 sicuramente l'abbiamo meritato. Ecco, insomma, il giudizio che hai dato è valorato anche dal fatto che la nostra è la seconda squadra che riesce a non perdere qui, perché precedentemente l'Agropoli aveva fatto 11 vittorie e un pareggio, oggi abbiamo dimostrato che insomma potevamo essere veramente all'altezza, insomma là potevamo esserci noi. Sicuramente abbiamo dimostrato di essere comunque alla pari con questa squadra, però comunque va fatto comunque complimenti a loro che hanno disputato un ottimo campionato, però penso che tra le due squadre non è che ci sia tanta differenza, però loro, ti ripeto, hanno fatto i punti nelle partite importanti contro di noi in casa, a Monte Corvino, e questa è la differenza tra noi e loro in questo momento. Certo, come ha detto il collega, oramai diciamo il primo posto è stato un po' accantonato perché la matematica dice che siamo a 7 punti ancora dal primo posto e abbiamo 9 punti a disposizione, quindi è un po' difficile adesso il calendario. Se dovessimo concentrarci sui playoff, che tipo di campionato è, diciamo, se vogliamo definirlo un nuovo campionato? Vabbè, noi dobbiamo fare 3 partite, 3 vittorie, poi vediamo se abbiamo raggiunto il Monte Corvino o addirittura superato. Però, ti ripeto, noi, anche se facciamo terzo, comunque giochiamo sempre per vincere, sia in casa che fuori, non abbiamo problemi e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Certo, tra l'altro potrebbero anche arrivare i primi caldi, ce l'aspettavamo anche oggi veramente, anche se ha piovuto, però la temperatura si alzerà un po' di più, quindi ci sarà uno sforzo importante anche sotto il profilo energetico. Vabbè, adesso ci sta 2 settimane di sosta, noi comunque lavoriamo dall'inizio dell'anno a ritmi intensi, credo che questo non sarà un problema, noi ci faremo trovare pronti a qualsiasi evenienza, se farà caldo giocheremo sempre alla stessa maniera per vincere. Il presidente Alessandro Di Marino, trovarsi in un settore di stinti pieno, soprattutto di tifosi cavesi, era da tanto tempo che non succedeva, peccato che però questa presenza diciamo, non è stata poi ricompensata da una vittoria. Ma sicuramente non è stata compensata da una vittoria, ma c'è stata una bella partita, abbiamo visto comunque una bella partita, una partita da ritmi superiori. Le due squadre hanno giocato apertamente, hanno attaccato sia l'una che l'altra, con occasione da una parte e dall'altra. Sicuramente bel gioco, almeno chi è venuto ha visto una bella partita. Perché non riusciamo a approfittare del gol in più? L'uomo in più credo che... Cioè, non è che noi non siamo stati bravi ad approfittarne, loro non sono stati bravi a chiudersi in quel momento, quindi hanno chiuso un po' cambiato il loro assetto di gioco con la persona in mezzo, quindi era più difficile a noi attaccare.